Ecco, prima di passare alle domande, così non è che abbiano un ordine proprio, hanno alcune caratteristiche. Ecco, diciamo una parola su Don Moranville, che è qui con noi. È innanzitutto un caro amico, e penso che è una bella cosa questa, l'amicizia spirituale di cui San Francesco di Sales è un grande propagatore. E certamente viene da una ricchezza di esperienze, sia personali, sia di insegnamento. Ricordare di parlare adagio perché stanno traducendo all'inglese e allo spagnolo. Al giapponese no? Al giapponese arriverà perché ci sono due o tre che stanno studiando giapponese. E quindi i suoi studi in campo letterario, in campo teologico, in campo della Sacra Scrittura. Ha insegnato in Francia all'Università, al Centro Istituto Cattolico di Lione, è stato anche provinciale dell'Ispettoria del Francia Sud, quando c'era l'Ispettoria di Francia Sud, e da diversi anni, quasi penso ormai 30, quanti anni è che sei a Lups? 26. 26 anni è a Lups, nell'Istituto di Spiritualità. E quando in questo campo certamente ecco, c'è un ricco approfondimento della spiritualità salesiana, di Don Bosco, della storia della congregazione e di San Francesco di Sales. Ricordo solo alcune sue pubblicazioni che mi sembrano molto interessanti. Il rapporto Don Bosco c'è un bellissimo testo che presenta tutta la storia un po' della famiglia salesiana, possiamo dire, da Don Bosco ai nostri giorni, ed è un testo che dovremmo anche conoscere perché ripercorre proprio il cammino della famiglia salesiana. Un testo molto interessante è anche la Bibbia con Don Bosco, sono tre volumi in cui ha fatto un lavoro da certosino Don Wirth perché ha ripreso tutte le citazioni scritturistiche presenti negli scritti di Don Bosco. Immaginatevi che lavoro è vedere il riferimento biblico scritturistico negli scritti di Don Bosco. Poi tra gli studi su San Francesco di Sales, Francesco di Sales e l'educazione. Anche questo è un tema che caratterizza poi la rilettura di domboschiana di San Francesco di Sales, un piccolo opuscolo che può essere utile quest'anno. Qui è vissuto San Francesco di Sales che ci aiuta a percorrere i luoghi di San Francesco di Sales. Personalmente vi consiglio questo volume che è uscito quest'anno di Don Wirth, San Francesco di Sales, un progetto di formazione integrale. È davvero un testo eccellente perché ci fa vedere proprio l'umanesimo di San Francesco di Sales e la sua capacità di guida e di accompagnamento, ecco, nella vita spirituale delle persone. Moranville, San Francesco di Sales, un progetto di formazione integrale. È anche tradotto in inglese questo. Penso che nella libreria lo trovate qui, quindi ci sono. Non lo so se è già tradotto anche allo spagnolo, no ancora. Suor Marta può essere un impegno per in Spanish, te. Bene, penso che questo ci ha dato già anche un po' il contributo, ecco, di Don Wirth alla salesianità, sia soprattutto di San Francesco di Sales. Sono state raccolte le domande che sono maturate all'interno dei gruppi e sono molto interessanti. Direi che c'è un elemento quasi in tutte le domande che le accomuna. Tutte le domande poi hanno sempre una ricaduta nell'attualità di oggi. Non tocchiamo, sono che stiamo facendo.
sei tu, perché appena ti imparano. Beh, sono il più bello tra i figli del mondo. Ecco, e vediamo allora di iniziare queste domande. Come dicevo, c'è tutta un'attenzione anche all'attualità, come giustamente. Una prima domanda è questa. Alla luce dell'esperienza e della dottrina di San Francesco di Sales, quindi la sua vita ma anche il suo insegnamento, come tradurre nella quotidianità l'accompagnamento delle persone, sia a livello educativo, spirituale, anche comunitario? Perché tante volte forse si diceva l'accompagnamento... Scusa, possiamo fermare un minuto? Sì. Perché la trasmissione non funziona. No? Allora dobbiamo aspettare un attimo. Io mi ero già impegnato, ma mi preoccupo. Va sempre male. Tanto che aspettiamo, e dico che Don Wirt è anche stato un bravo vicepostulatore, perché ha seguito la causa del padre Arribà, che è già venerato. Silvio sta traducendo in inglese. Ah, però che non si senta qui. Non riesco a capire, adesso riesco traduzione così. Adesso spagnolo, sentirà spagnolo. Possiamo iniziare? Sì. Bene. Allora, la prima domanda. Alla luce dell'esperienza e della dottrina di San Francesco di Sales, come tradurre nella quotidianità la tematica dell'accompagnamento delle persone? Sappiamo che San Francesco di Sales è stato una grande guida spirituale, maestro dello spirito, a livello educativo, pastorale e anche comunitario, perché c'è un accompagnamento delle singole persone, ma qui ci sono anche diversi superiori, responsabili, c'è anche un accompagnamento di comunità o addirittura di istituto, di congregazione. Prima di essere accompagnatore, San Francesco di Sales è stato accompagnato, accompagnato dai genitori, dalla mamma in particolare, che aveva appena 15-16 anni di più di lui. È stato accompagnato dai gesuiti, i suoi maestri a Parigi, quando era studente a Parigi, e poi a Padova, quando studiava a Padova. E a Padova c'era un famoso padre gesuita che si chiama Antonio Possedino, che è stato un grande accompagnatore per Francesco, per accompagnarlo. Perché il padre di Francesco era assolutamente contrario alla sua vocazione ecclesiastica. Dunque, Possedino l'ha accompagnato là. E dunque, sì, è vero, San Francesco è stato diventato un grande accompagnatore spirituale, uno dei più conosciuti, apprezzati, eccetera. Possiamo certamente lasciarci ispirare dal suo esempio di accompagnatore. Un accompagnatore che non è un comandamento, un comandante, qualcuno che impone delle cose, che accompagna precisamente. Come Dio nella Bibbia ha accompagnato. Ci sono varie tappe nell'accompagnamento. Quando il bambino è piccolo, bisogna comandare. Non toccare questo ti fa male. Dunque, comandamenti. L'Antico Testamento è fatto di comandamenti, perché il popolo è come un bambino. Per proteggerlo dal male bisogna comandare, 10 comandamenti.
Quando arriva Gesù come fratello maggiore, consiglia i consigli evangelici. Se vuoi essere perfetto, ecco, ti consiglio questo. Consiglio. Ma la cosa più bella, in certo senso, è come fa lo Spirito Santo, come lui accompagna, ci accompagna, con le sue ispirazioni, ispirare. Dunque, penso che Francesco è un grande accompagnatore perché soprattutto ha ispirato tante persone, raramente ha comandato. Comandava soltanto per togliere gli scrupoli, per dare la pace alle persone, consigliava, ma soprattutto ispirava. La strenna che il Rettore Maggiore ha scelto per quest'anno, che mi è piaciuta molto, dunque nulla per forza, tutto per amore. La povera Giovanna di Chantal, un'amicizia straordinaria, un accompagnamento quasi reciproco anche. Dunque, la povera baronessa di Chantal era un po' scrupolosa, inquieta, perché aveva un primo accompagnatore spirituale che era un vero dittatore spirituale. L'aveva legato a lui con 4 voti. Mai cambiare direttore spirituale, mai parlare di quello che diciamo in direzione spirituale, eccetera, eccetera. Dunque, la povera Giovanna di Chantal, che dopo la morte accidentale del marito, era sola, abbandonata e cercava un accompagnatore spirituale, ha trovato questo religioso di cui si tace il nome, non so. E dunque che l'ha legato a lui in modo drastico, veramente come un comandante, eccetera. E dunque aveva promesso di non cambiare, dunque era piena di scrupoli di cambiare il direttore, il accompagnatore spirituale. E poi Francesco, in quella famosa lettera, del 14 ottobre 1604, Francesco aveva dato un programma di vita cristiana, la preghiera, quali forme di digiuno, quali atti di carità, dunque un elenco abbastanza completo, diciamo, per Giovanna di Chantal. Però, siamo attenti, Francesco conosceva i suoi scrupoli, inquietudini, eccetera. Dunque, verso la fine della lettera, conclude così: nulla per forza, tutto per amore. Ispirare, questo è il miglior modo di accompagnare una persona. Giovanna di Chantal voleva che una delle sue figlie si faccia religiosa, non comandare, non costringere, ispirare il gusto della vita spirituale, della vita religiosa, eccetera. Dunque, Francesco come accompagnato, abbiamo le sue lettere di accompagnamento, c'è una bella edizione anche tradotta in italiano di Padre Rabier, gesuita, sull'accompagnamento, lettere di accompagnamento. Dunque le persone che scrivevano e che dicevano la risposta di Francesco erano persone che sapevano leggere e scrivere, ma lui accompagna tante persone nei suoi viaggi pastorali, non soltanto quelli che sapevano scrivere e leggere, ma tutte le persone. In particolare c'è una piccola
villageoise, una donna del popolo, che lui ha ammirato, voleva far scrivere la sua vita, eccetera, l'ha accompagnato così. Dunque, per oggi cosa direi, cosa si può dire sull'accompagnamento? Leggete un po' le lettere di San Francesco e vedrete come lui ha accompagnato, come lui ispirava la giornata, il quotidiano delle persone a cui scriveva. Bisogna fiorire là dove il Signore ci ha piantato. C'è una signora che è sposata, come la maggior parte di queste signore a cui scriveva, che scrivevano a lui, sapevano scrivere. E lei aveva una sorella religiosa nel suo convento, nel suo monastero, e lei rimpiangeva, voleva cambiare il letto coniugale per un altro letto come nel monastero. Francesco scrive: bisogna fiorire dove il Signore ci ha piantato. Spiritualità del quotidiano. Spiritualità del quotidiano. Come diceva Don Bosco, la spiritualità del dovere dello Stato. Ci santifichiamo là dove siamo, ogni giorno, facendo bene quello che dobbiamo fare, nella condizione, nello stato in cui ci troviamo. Questo è un principio fondamentale dell'accompagnamento di Francesco di Sales. Aiutare le persone, laici, la maggior parte erano laici, laiche, anche religiosi, preti, di essere bene quello che sono, essere bene quello che siamo. Ecco, grazie, penso già abbiamo alcuni stimoli molto belli, soprattutto questo tema così importante della ispirazione, ecco, nel saper accompagnare. Una seconda domanda, poi alcune domande, casomai vedrete che già alcune risposte le sta dando, ecco. E si chiede come San Francesco di Sales ha vissuto lui e anche ha indicato, ha insegnato, no? E l'ascetica e la mistica della vita cristiana, cioè quali sono gli elementi che qualificano l'ascetica e la mistica di San Francesco di Sales, anche rispetto ad altre scuole spirituali del suo tempo, e cosa si intende quando si parla in San Francesco di Sales di santa indifferenza? Cosa c'entra con la mistica e l'ascetica questa santa indifferenza? Dunque la prima domanda è un po' sulla mistica e l'ascetica. La perfezione cristiana non è nella preghiera, non è nel digiuno, non è nell'elemosina, è nell'amore con cui preghiamo, è nell'amore con cui digiuniamo, facciamo un po' di penitenza, è l'amore con cui facciamo la carità. La perfezione religiosa, adesso parliamo alle religiose, la perfezione religiosa non è nella povertà, non è nella castità, non è nell'obbedienza, è nell'amore con cui siamo poveri, casti e obbedienti. Questa è l'ascetica. Dunque a centro c'è sempre l'amore. Se manca l'amore, tutto il resto che facciamo ha poco valore. È l'amore che dà valore anche alle cose più piccole di ogni giorno. Le cose piccole, questa è la mistica salesiana. È una santa come la piccola Teresina di Lisieux, ha preso molto da questo. Non si può parlare di questo al carmelitano, è una carmelitana.
salesiane, non è salesiana, però la spiritualità di Teresina è stata molto influenzata dal carisma salesiano, perché la famiglia leggeva la Filotea, eccetera, eccetera. La sorella si è fatta visitandina, lei si chiamava Teresa Françoise, Francesco di Sales, eccetera. Dunque, questa è la prima cosa, sì, forse. No? Sì, giusto. Sulla santa indifferenza. La santa indifferenza. Non è. Ah, volevo ancora. C'è la croce qui? No. La croce salesiana. La croce dei religiosi, delle religiose in particolare. Povertà, castità, obbedienza. E se vedete la croce, c'è il braccio superiore, c'è l'obbedienza a Dio, l'obbedienza ai superiori. Le braccia con i chiodi, povertà, castità. Però la perfezione non è in queste cose, è nell'amore con cui viviamo queste cose. Per questo le due braccia della croce si incontrano sul cuore di Cristo, sul simbolo dell'amore. Non so se mi sono spiegato. Sì. Dunque è l'amore sempre che dà valore a tutto il resto. Il resto senza l'amore. È tutto fondato, perché la croce è piantata nella terra, cioè la terra dell'umiltà, perché insiste moltissimo sull'umiltà. Dunque la croce è piantata nell'umiltà della terra. Allora, la seconda domanda, dunque la santa indifferenza. Non facciamo il controsenso, eh? Non mi importa questo o quello. Non è una indifferenza così, è una santa indifferenza. Probabilmente l'origine di questa spiritualità, in certo senso, viene dai suoi maestri gesuiti. Gesuiti è stato educato dai gesuiti. San Francesco è stato educato. Però non è stato tentato di farsi gesuita. Mai. Voleva farsi cappuccino, San Francesco d'Assisi, eccetera, eccetera. Comunque, ma ha preso molto dai gesuiti, in particolare sempre da Sant'Ignazio di Loyola, questa santa indifferenza. Cioè, Dio permette questo, Dio manda questo. La volontà di Dio si manifesta in due modi, dice San Tommaso, ripreso da San Francesco. La volontà di Dio che conosciamo prima, che conosciamo già, e secondo, la volontà di Dio che non conosciamo ancora, perché l'evento non è ancora arrivato. Dunque, la volontà significata dai comandamenti, dai consigli e dalle ispirazioni, i comandamenti del Padre, i consigli del Figlio, le ispirazioni dello Spirito Santo, li conosco, so che cosa devo fare o non fare. Ma c'è un'altra volontà di Dio che si chiamano l'evento, gli eventi, lieti o dolorosi. La salute, la malattia, la vita, la morte, un successo, un fallimento. Tutti gli eventi di ogni giorno, piccoli e grandi, che arrivano. Come comportarsi davanti a questi eventi? Con santa indifferenza. Cioè, tutto quello che succede nella mia vita è voluto da Dio o permesso da Dio, eccetto il peccato, ovviamente, mai. Però tutto quello che succede, anche se ho perso le mie chiavi,
è permesso da Dio. Tutto è voluto o permesso da Dio. Come devo affrontare questo? Con una santa indifferenza. Accettare come volontà di Dio tutto quello che succede, succederà nella mia vita. Salute, malattia, vita, morte, santa indifferenza. Dunque non è una indifferenza così, ma davanti a Dio, sapendo che tutto quello che Dio vuole o permette è per un bene maggiore, e per il mio vero bene, anche se non lo conosco subito, forse capirò molto più tardi in paradiso perché è successo questo, questa malattia, questo handicap, questo, come mai, eccetera. Dunque la santa indifferenza è una disposizione dell'essere umano che sa che Dio è buono, se permette questo, se la provvidenza permette o manda questo, è per sé, è sempre per un bene, un vero bene, non come lo vedo spesso io. Dunque, questa è la mistica salesiana, forse anche gesuitica, della santa indifferenza davanti agli eventi che Dio manda o permette. Credo che questo è un nucleo molto forte che abbiamo ascoltato e su cui davvero possiamo molto riflettere e ritornare personalmente anche. Un'altra domanda, e anche qui diversi gruppi in qualche modo l'hanno espressa questo, no? Per il suo tempo San Francesco di Sales comunque, tra virgolette, è stato qualcosa un po' di rivoluzionario, di inedito, in merito proprio sia alla capacità di leggere i segni dei tempi, e soprattutto come ha interpretato la devozione. Sappiamo che c'era il movimento dell'umanesimo devoto, la devozione moderna. Ecco, come tradurre oggi un po' questa ispirazione, questa spiritualità, no? Già la Strenna ci dà diversi spunti, però ecco, secondo lei quali aspetti possono attualizzare nell'oggi questa prospettiva? La parola devozione è pericolosa. Ma già è tempo di San Francesco, perché se leggete il primo capitolo della Filotea, tutti hanno sentito parlare della Filotea, dove l'introduzione alla vita devota, il grande successo di San Francesco, a partire dalle lettere che mandava a una persona, alla moglie del cugino, del suo cugino. Come la prima Filotea, la prima che ha ispirato questo libro, è la moglie del cugino di San Francesco, Madame de Charmose. Dunque, dove siamo? La qualità della devozione. Dunque, già in quel tempo, il primo capitolo, subito, vera e falsa devozione. Stiamo attenti con questa parola. Allora, qual è il vero senso? Di che cosa vuol parlare? Vuol parlare dell'amor di Dio, ma in un modo un po', come dire, forte. Perché lui distingue carità e devozione. Carità: tutti sono chiamati alla carità, amare Dio, amare il prossimo, amare se stesso in modo giusto, anche questo. Dunque, carità. La carità è il fuoco, un fuoco, il fuoco della carità. Ma le fiamme della carità si chiamano devozione. Vedete un po', una carità non sempre così alla buona, ma una carità vivente, vivace, generosa. Dunque la fiamma, le fiamme del fuoco, non semplicemente il fuoco,
della carità, ma le fiamme. Dunque questo sarebbe, secondo lui, la vera devozione. La falsa devozione è dire tante preghiere una dopo l'altra, anche digiunare, non bere mai vino, eccetera. Alcuni fanno consistere la perfezione in queste cose. Queste cose sono buone, però se manca il principale, l'amore, la devozione, hanno poco valore. Dunque è l'amore che dà, l'amore fervente, fervoroso, la devozione che dà il vero valore a tutte le cose, anche le più piccole, di ogni giorno, le piccole cose di ogni giorno. Perché non sempre facciamo grandi cose, grandi exploit, ma facciamo ogni giorno piccole cose. Con quale spirito? Con lo spirito di carità e speriamo di devozione anche. Le fiamme. In questa prospettiva ci sono alcune domande, visto che qui nella famiglia salesiana abbiamo diversi laici nei gruppi, associazioni, ci sono anche poi laici consacrati nel mondo e sappiamo che San Francesco di Sales è stato innovativo proprio questa apertura ai laici del cammino della santità. Ecco, come questa prospettiva di San Francesco di Sales può essere significativa oggi nella famiglia salesiana e proprio in questa espressione più laicale, diciamo, cioè come i laici oggi sono chiamati a incarnare, soprattutto nella famiglia salesiana, pensiamo qui abbiamo i cooperatori che non sono solo laici, ci sono anche cooperatori che sono sacerdoti, per esempio, però ci sono anche laici consacrati nel mondo. Ecco, quali tratti qualificano la salesianità vissuta da laici? Si può dire che la Filotea è il primo libro di spiritualità per tutti, in particolare per i laici. Spiritualità, prima di lui, era sempre la spiritualità dei monaci, nei monasteri, religiosi, religiose, eccetera. Quasi nessuno aveva parlato di spiritualità ai laici. Dunque siamo contenti di avere un patrono che parla per tutti, in particolare per i laici e le laiche. La Filotea dunque è il primo libro quasi di spiritualità per tutti. Come mai un libro di spiritualità come la Filotea parla del ballo, della danza, del letto coniugale, dei passatempi? Ma che c'entra nella spiritualità tutto questo? E anche del trattato dell'amor di Dio, gli autori spirituali, tra virgolette, volevano far sopprimere tutto un capitolo intitolato L'amore tende all'unione e parla del bacio. Un libro di spiritualità che parla di queste cose non va bene. Dunque lui si è difeso, non ha voluto sopprimere questo capitolo. Nell'amore umano l'amore tende all'unione, nell'amore divino l'amore tende all'unione. E dunque la Filotea dunque è un libro per tutti, per i laici in particolare. Dunque possiamo veramente ancora ispirarci a questa spiritualità per tutti, che rispetta ciascuno nella sua vocazione specifica, nel suo stato di vita. Parla per tutti rispettando
ognuno nella sua caratteristica, per esprimere il suo pensiero della diversità nella ciascuno nelle sue occupazioni particolari, ha dovuto inventare una parola che non si trova in nessun dizionario, ancora oggi non si trova nel dizionario. Qual è questa parola? Che cosa ha creato Dio? Si dice ha creato l'universo. No, dice San Francesco, Dio ha creato l'unidiverso, cioè l'unità nella diversità, la diversità nell'unità, l'unidiverso. Anche qui siamo un unidiverso, c'è di tutto. L'importante è la carità, l'amore che unisce tutti. Dunque, i nostri professori, gli Alups, in particolare i confratelli dell'India, amano molto questo, che si occupano di interculturalità, eccetera, interreligioni, eccetera. Dunque, amano molto questo termine di unidiverso. Dunque, rispettare la diversità, ma nell'unità, e l'unità nella diversità, non l'uniformità. Francesco Isar è nemico dell'uniformità, ma accetta e valorizza la diversità dell'unità. Come nel canto ben fatto, c'è un unico maestro, ma voci diverse che si fondono insieme. Questo dà la bellezza del canto. Dove siamo arrivati? A buon punto. Siamo all'unidiversità. Ecco, quando ci sono i laici e le laiche. Esatto. Come diceva quel parroco, quando parlo degli uomini intendo abbracciare tutte le donne. E quindi era già avanti. Allora parliamo delle donne, lui si è occupato molto delle donne, ha avuto un carisma speciale. Quando è andato a Parigi, i famosi riformatori del clero, il padre Ollier, eccetera, ma questo vescovo di Ginevra, che sempre con le donne, eccetera, eccetera, farebbe meglio di formare il clero, i sacerdoti, che perdere tempo a ascoltare le donne. Lui ha risposto, bene, però... Sono le donne fisse. La metà dell'umanità è fatta di donne. E se formiamo buone donne, buone madri, avremo buoni sacerdoti. Saggio, eh? Un applauso. È proprio così. Con le donne siccome lui ha fondato una congregazione femminile soltanto, dunque la visitazione, Ignazio di Loyola soltanto uomini, Francesco di Sassi soltanto donne. E nella introduzione di Costituzione ha dovuto difendere le donne, ma questo, perde tanto tempo, poi questa visitazione sembra un ospedale perché stanno tutte male, più. Dunque ha ritrovato il suo stile polemico che aveva un po' con i protestanti per difendere le donne, ma adesso non dico tutti le cose particolari, però ha difeso anche questa il genio femminile, come dire, per Papa Francesco. Bene, adesso queste prime domande, se avete visto, ci hanno aiutato a dare un po' il quadro grande di riferimento, ecco, della spiritualità e della proposta di San Francesco di Sales. Arrivano adesso una serie di domande anche un po' più puntuali su alcuni temi. E una prima domanda è questa. Noi sappiamo che San Francesco di Sales è patrono dei giornalisti, quindi ci richiama il campo così importante della comunicazione, dei mass media. E allora anche qui c'è una domanda che ci chiede
come educare, ispirandoci anche qui a San Francesco di Sales, all'uso, ma non solo all'uso, perché sappiamo che non sono solo dei mezzi, ma anche questo mondo così importante della comunicazione, a cui anche Don Bosco poi ha dato il suo contributo. Quest'anno è il quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Il terzo centenario è stato nel 1922, vero? Sì. 23. E in quell'occasione Pio X, Papa Pio X, ha dichiarato San Francesco il patrono dei giornalisti cattolici. Dunque, una proclamazione. Anche noi aspettiamo la lettera apostolica del Papa per il quarto centenario. Ha promesso, ha promesso. Gliel'hai preparata? No, corretto. No. Non ha chiesto nessun aiuto, eh? No. No, no. A me, non so a Don Moravia, a me no. Sì, ha chiesto l'aiuto all'Università Salesiana, alla sezione, alla facoltà delle lettere cristiane classiche. Dovevano controllare un riferimento. Vuol dire che stanno lavorando. Dunque, patrono dei giornalisti, sì. Come mai è diventato patrono dei giornalisti? Quando, durante la sua famosa missione eroica con i protestanti, siamo in guerra di religione in quel tempo, dunque, un anno dopo l'ordinazione sacerdotale è stato mandato dal suo vescovo tra i protestanti della provincia di Chablais, vicino a Ginevra. Per non dimenticare, dico subito una bella cosa su Ginevra, sulla cattedrale, dove i vescovi hanno perso tutto lì, a Ginevra, la cattedrale, tutti i conventi hanno dovuto partire quando è arrivato la riforma protestante, Calvino, eccetera. Però prima del Covid doveva aver luogo un evento straordinario. Dopo 500 anni di dominio protestante, diciamo, c'era previsto una messa nella cattedrale San Pietro di Ginevra, che non si è potuto fare ancora, credo, perché... L'ho fatta quest'anno. Sì, l'ho fatto? Sì. Ah. Pochi mesi fa. Ah, sì. Bene, grazie. Bene, dunque, quel tempo, dunque, un anno dopo l'ordinazione, è mandato in questo Chablais vicino a Ginevra, che era quasi completamente protestante, e ha cominciato il suo apostolato eroico, minacciato di morte, insultato, papista, bigle, che aveva un piccolo difetto negli occhi, aveva un occhio verso l'amore di Dio, l'altro verso il prossimo. Ma i bambini, i ragazzi... Strabico lì, i buoni ritratti, vedete che c'è questo strabismo. Dunque, insulti, minacce, eccetera. Però il duca di Savoia aveva costretto i protestanti di Tonon, capoluogo, a lasciare parlare il papista Francesco di Sales. Dunque, ha cominciato a parlare, primo sermone, cosa vuol dire missione? Missione viene dalla parola latina che vuol dire essere mandato. Chi ha mandato il ministro protestante? Chi ha parlato prima di me? Chi l'ha mandato? Io sono stato mandato dal vescovo, successore degli apostoli. Missione. Seconda, domenica dopo, la Chiesa. Cos'è la Chiesa? Come si presenta la Chiesa? I protestanti dicevano, la Chiesa è invisibile, non si vede. Francesco dice, sì,
è invisibile, ma anche visibile. Anche visibile. Ci sono i pastori, il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli, visibile. Terzo, Eucaristia. Lutero dice: il pane rimane pane e accanto c'è il corpo di Cristo. Come si spiega questo? Non è molto semplice. Calvino dice: quando mangiamo il pane ci nutriamo spiritualmente del corpo di Cristo. E Francesco spiega. Dopo queste tre prediche, il Concilio protestante di Tonon si riunisce e vieta ai cittadini di andare a sentire questo papista. Allora, cosa facciamo? E dunque l'idea di scrivere e mettere sotto la porta e sui muri la vera dottrina cattolica, spesso deformata dai protestanti di quel tempo. Dunque, ogni settimana preparavo un testo, poi alla fine hanno riuniti tutti questi fogli volanti e si è fatto un libro che si chiama Le Controversie. Dunque, il creatore della stampa cattolica, diciamo, di difesa anche, di informazione vera sulla dottrina della Chiesa cattolica. E dunque, e questo aiuta da molto per la conversione dello Chablais, questa iniziativa di comunicare con questo mezzo della stampa. Ricordiamo che la stampa è stata inventata poco prima, poi le prime Bibbie, la Bibbia di Lutero, eccetera, di Calvino. Dunque, a partire da questo, l'importanza del media di quel tempo, che era la stampa. Oggi abbiamo la televisione, radio, televisione, altri mezzi, social, eccetera, per comunicare quello che ci interessa di più, il Vangelo, il vero Vangelo della Chiesa. Molto bene. Già un po' ha detto, perché parlando di questo tema di San Francesco, patrono dei giornalisti, la stampa, ha anche fatto riferimento a tutto il tema dell'ecumenico, no? Sì. Ecco, sì. Su questo c'è qualche cosa che si può aggiungere, il fatto che lui comunque ha vissuto in un contesto difficile, di controversie, però oggi può essere anche visto in questa luce nel cammino del dialogo ecumenico. Sì, sì. Ricordare che il tempo non era quello dell'ecumenismo come oggi, dunque le guerre di religioni era una realtà propria, e dunque, però San Francesco anche su questo tema ha fatto i passi avanti, certamente. E Papa Paolo VI lo riconosce per il quarto centenario della nascita, 1967, ha scritto la lettera apostolica Sabaudi et Gemma, e mostra il precursore dell'ecumenismo. È vero che con gli eresiarchi, i capi Lutero e Calvino in particolare, è stato duro, diciamo, perché hanno preso delle posizioni tremende con lo scisma. E di fatto, se leggiamo Le Controversie e soprattutto un'altra opera di San Francesco che si chiama Difesa dello Stendardo della Santa Croce, vedrete che ci sono toni abbastanza fermi,
abbastanza forti sui temi particolari, perché i protestanti accusavano i cattolici di adorare il legno della croce. Dunque sono idolatri. Deve spiegare perché adoriamo la croce, veneriamo la croce. Dunque tutto un libro per spiegare l'importanza dei segni, la croce appartiene a Cristo, è stato lo strumento della nostra salvezza, eccetera. Dunque baciamo la croce, baciare la croce, adorare, che vuol dire baciare, la bocca alla croce. E dunque, ma concretamente con la gente semplice è stato veramente un buon pastore. È stato accusato di essere troppo deboli con i protestanti. C'era un famoso predicatore cappuccino, padre Cherubini, che trattava i protestanti, la povera gente, di tutti i nomi che non oso ripetere qui. Francesco non rispettava le persone, rispettava ogni persona. Anche le controversie, Messie de Tonon, Signore di Tonon, lo scrivo tutto questo per affetto, vero affetto per voi. Voglio spiegarvi bene la dottrina cristiana cattolica, eccetera. Dunque, si è veramente impegnato a incontrare le persone, dunque con uno spirito aperto, cercava di capire perché tutto questo, perché è arrivato questo scisma nella Chiesa, questa ferita terribile che lo faceva molto soffrire. E non si è mai vendicato degli insulti e delle minacce anche di morte che ha ricevuto. Era pronto a morire martire. E una volta è andato a pregare davanti alla chiesa Sant'Antonio a Lyon, una città vicina, e chiedeva il martirio. Ma Sant'Antonio ha risposto: non diventerai martire. Anch'io sono andato in Africa per essere martirizzato, però mi sono ammalato e sono tornato in Europa. Dunque non sono morto martire. E anche tu non morirai martire, ma tu sarai martire di te stesso. Tu sarai martire di te stesso, con tutte le difficoltà che hai subito, che ha portato con carità, con perdono. Dunque è stato riconosciuto già un precursore, diciamo, dell'ecumenismo. Ecco, anche la domanda che viene dopo è collegata, si vede che le domande vanno. Sì. Ecco, perché c'è tutta una serie, almeno un paio di domande, che mettono in evidenza un'attualità per contrasto con San Francesco di Sales. Proprio perché noi, quando pensiamo a San Francesco di Sales, l'umanesimo devoto, la dolcezza, l'amabilità, la bontà, e oggi ci scontriamo con una società, un mondo purtroppo segnato da tanta violenza, da tanta aggressività, non solo nelle guerre, ma tante volte anche nella quotidianità della vita. Le persone entrano in conflitto verbale o addirittura fisico anche per poco, no? E allora anche qui, no, il tema ecumenico, il tema della stampa, in questa prospettiva di una costruzione di un'umanità più riconciliata, come dice il Papa, di fraternità, no? Ecco, anche qui forse c'è una grande attualità di San Francesco di Sales. Francesco di Sales era savoiardo, della Savoia, ci teneva al suo paese, però era aperto a tutti i problemi dell'Europa e anche del mondo. E
la sua proposta certamente è contro la violenza del tempo. Era un tempo violento, le guerre in particolare di religione, lui non ha mai fatto la guerra, le guerre di religione, e poi i duelli. Sapete cosa sono i duelli? Per mancanza di rispetto, di onore, eccetera, si ammazzavano per difendere l'onore. E poi tutti i dispetti, le cose difficili della vita. Francesco aveva un fratello, che si è fatto prete anche lui, cappuccino, poi uscito, si è fatto prete secolare, Jean-François, Giovanni Francesco, e diventerà il suo coadiutore, successore, vescovo coadiutore dopo di lui. Francesco era molto contento di questo. E mangiavano insieme nel palazzo, tra virgolette, non era il palazzo del vescovo di Ginevra, che era dei protestanti adesso, ma una casa privata di Annecy, perché i vescovi si sono rifugiati ad Annecy. E mangiavano insieme, Francesco si lasciava disturbare qualche volta, c'erano persone che venivano durante il pranzo, eccetera, lui andava. Questo non piaceva al fratello, che era un temperamento abbastanza duro. E una volta Francesco dice al fratello: c'è una persona nel mondo che voi, perché davano lei voi avete fatto felice, una persona che avete fatto, quale? La donna che non avete sposato. L'umorismo salesiano, anche questo, l'umorismo, tante cose dell'umorismo come umorismo salesiano. Dunque, di che cosa sto parlando? Che era proprio contro la violenza. No, era un pacifico in una società violenta. Noi ci lamentiamo di vivere nel mondo di guerre, di violenze, certo, a livello mondiale, però già in quel tempo, dunque lui ha preso una... è stato contro un... Molto bene. Siccome qualcuno, soprattutto forse Madre Filomena, non ha capito bene che cos'è il duello, sì. Questa sera dopo cena io con la Pollino vi faccio vedere che cos'è un duello, ci organizziamo e spiego cos'è un duello. Ecco, sono due persone che cercano di ammazzarsi. Ecco, vi daremo una dimostrazione. Un'altra domanda, credo anche interessante, perché è bello pensare che dietro a ciascuno di noi c'è tantissime persone, ma tanti giovani anche, giovani che fanno parte dei nostri gruppi, giovani che sono in formazione. Ecco, come aiutare queste nuove generazioni e come proporre la spiritualità di San Francesco di Sales non solo a livello formativo intellettuale, ma forse anche esperienziale? Prima di morire Don Bosco ha parlato con Don Barberis. Sì. Devi scrivere la vita del nostro patrono, San Francesco di Sales. Sì, Don Bosco, certo, lo farò. Poi non l'ha fatto. Lo farà dopo la morte. Avrà un rimorso terribile e scriverà la vita di San Francesco di Sales. Però Don Bosco aveva aggiunto: devi far vedere che devi scrivere per i giovani, i ragazzi, questa vita. Dunque mettendo l'accento sulla giovinezza di San Francesco di Sales. Quando era giovane, nella sua famiglia in Savoia, nel castello di Sales, dove ha fatto qualche
Cosa, e poi a Parigi e Padova, e dunque un modello anche per i giovani. In che senso? Avere un accompagnatore e poi metti l'accento sui i piccoli regolamenti, progetti di vita che Francesco ha scritto durante la sua giovinezza. Abbiamo parecchi testi di Francesco giovane, soprattutto sulla crisi. Dovremmo anche parlare della le crisi di giovinezza di Francesco di Sales. Dunque, insiste molto sulla giovinezza di questo santo patrono, quello che ha scritto come comportarsi nelle conversazioni della società, come prepararsi alla comunione, eccetera. Dunque, ci sono parecchie, abbiamo ancora parecchi testi di San Francesco giovane, dove si vede tutta la sua anima desiderosa di amare Dio. E poi la scoperta formidabile che ha fatto a 17 anni. Che cosa ha scoperto? Un libro della Bibbia. Quale libro? Il Cantico dei Cantici. Era il carnevale a Parigi, tutti andavano a danzare, a ballare, a festeggiare, a ridere, a fare carnevale, e il povero Francesco sembrava triste, melancolico. Sei malato, diceva il suo precettore, tutor. La parte di altri. No, non sono malato. Andiamo a divertirci, andiamo a vedere il carnevale. Non voglio vedere il carnevale, non voglio vedere le vanità, come dice il salmista. Cosa vuoi vedere? Io voglio vedere la santa teologia, la sacra teologia. Ah, e in quel tempo c'era un famoso padre benedettino che insegnavo al Collegio Reale di Parigi, e Francesco ha avuto il permesso di andare a ascoltare questo padre che commentava il Cantico dei Cantici. È stata una rivelazione, un'illuminazione che ha illuminato tutta la sua vita. Lo cita 700 volte nelle sue opere. Dunque, il Cantico dei Cantici di insegnato nella interpretazione tradizionale di questo canto, l'amore di Dio, l'amore di Gesù dell'anima, l'amore di Gesù per la Chiesa, per Maria, l'amore dell'anima per Gesù, per Dio, della Chiesa, eccetera. E dunque questo è stato una illuminazione per tutta la sua vita. E dunque la sua giovinezza è stata segnata da questa scoperta fatta a 17 anni, ma dunque dopo questa scoperta ha avuto un fervore straordinario, la preghiera, le penitenze, eccetera, ma forse anche una devozione troppo sensibile di un ragazzo di 17 anni, e dunque probabilmente Dio ha permesso una terribile crisi a 19 anni, due anni dopo, 19-20 anni. Cosa è successo? Per sei settimane non mangiava più, non dormiva più, tutto giallo, e pensava di essere destinato all'inferno. Lui finirà in inferno, povero Francesco. Perché in quel tempo, in teologia e l'influsso dei protestanti, si parla molto della predestinazione. E secondo Lutero e soprattutto Calvino, Dio aveva deciso eternamente
chi andrà in paradiso, chi andrà in inferno. Non c'è niente da fare. È deciso così. E questo Dio è un dittatore che non rispetta la libertà umana. Comunque, il povero Francesco si è ammalato, è stato in crisi terribile, esistenziale, però nonostante tutto pregava così: Signore, io so che vado in inferno, però ti chiedo due grazie. La prima, quando sarò in inferno, di non maledirti, perché in inferno si maledice Dio. No. Seconda grazia, lasciami continuare ad amarti finché sono sulla terra. Un po' assurdo, un po' così, queste cose. Comunque, sappiamo come è risolta questa crisi. E Don Bosco, racconterò poi come Don Bosco, anche lui ha avuto questa crisi e perché ha fatto un pellegrinaggio a Parigi. Don Bosco, quando è andato a Parigi nel suo viaggio trionfale 1883. Comunque, dove siamo? Dunque, sappiamo com'è finita la crisi, grazie a Maria. È andato in una chiesa, si è prostrato davanti all'immagine della Madonna, la Madonna Nera di Parigi, una statua che esiste ancora, che conosciamo bene, la Madonna Nera di Parigi, che si chiama Notre Dame de Bonne Délivrance, Nostra Signora della Buona Liberazione. E dopo la preghiera, c'era una preghiera, probabilmente la preghiera di San Bernardo, attribuita a San Bernardo, memorare, ricordati che mai qualcuno ha avuto ricorso a te, non sia stato, eccetera. Dunque, dopo questa preghiera, la sua malattia è caduta a terra come le scaglie della lebbra, dice, racconta poi a Chantal. Dunque, Don Bosco, quando è andato a Parigi, ha voluto assolutamente visitare la chiesa dove si trova ancora adesso questa statua. E ha scritto sul libro di registro Abbé Jean Bosco, eccetera, eccetera, raccomanda tutte le opere, eccetera, eccetera. Dunque, Don Bosco dice che la storia di Francesco Giovane può aiutare molti giovani a crescere nella fede, nel vero amore di Dio, eccetera. Poi a Padova, dove ha studiato 3 anni il diritto, perché il padre voleva assolutamente che studi il diritto per diventare avvocato e senatore e speriamo presidente del Senato di Savoia. Questa era la vocazione del padre, secondo il padre. Dunque anche lì ha avuto anche un padre spirituale, un padre possedino, che l'ha accompagnato. Dunque la giovinezza, ma mai è stato un seminario, perché c'erano pochi seminari in quel tempo. Il Concilio di Trento aveva detto che bisogna fare dei seminari per formare il clero, però ci vorrà il tempo. Dunque era un giovane normale, un laico normale, con interessi religiosi ovviamente, con la vocazione personale, ma ha obbedito al padre fino a 25 anni. E grazie a Dio, anche grazie al padre, abbiamo un dottore della Chiesa aperto a tutte le vocazioni, ha vissuto il laicato e ha vissuto la giovinezza così, con tutti i pericoli, perché a Padova gli hanno fatto degli scherzi un po' pesanti. Devo raccontare uno scherzo che hanno fatto? Sì. Dunque, questo giovane così pio, così casto, vediamo un po'. Dunque, con gli amici hanno combinato una cosa,
viene un grande dottore, aspettiamo la venuta del grande dottore, andiamo a casa sua e aspettiamo la venuta del famoso dottore. Dunque vanno, Francesco accompagna, c'era una signora, signorina, non so, una signora, cioè era la moglie, doveva essere la moglie, comunque il famoso dottore non arriva, eccetera. A un certo momento i giovani compagni lo lasciano solo con la persona che non era la moglie, ovviamente, e lei comincia le cose. Quando si è accorto, gli ha sputato in faccia e è uscito con una collera, un'ira terribile, e per 15 giorni non si è fatto vedere. Poi cambierà anche in questo modo, in questo senso, quando è venuto a Roma nel 1599, era passato a Modena in un albergo e lì è accostato da una persona che allegra. E lui dice: grazie, una maîtresse molto più bella di lei. Non ha cambiato anche il discorso e il modo di fare. Ecco, credo che questo aspetto della giovinezza di San Francesco di Sales è molto interessante. Proprio nel sinodo sui giovani si è parlato non solo dei santi giovani, ma della giovinezza dei santi. E credo che questo è anche un modo per, grazie anche ad un Wirt che ci ha aiutato nella giovinezza di San Francesco di Sales, nella sua adolescenza, anche quanti aspetti che possono essere molto recuperati nei cammini formativi. Prima di fare un'ultima domanda del gruppo spagnolo, che mi sembra che riassume bene anche un po' tutto, non so se, perché non ho le domande del gruppo inglese, io non ce le ho, chi le ha fatte? Telefono. Ah, nel telefono, ma sono in inglese? Sì. Cara, allora traduci tu. Tu ce le hai? Conosciamo un po' di inglese. How to apply preventive system in our modern times, especially in the context of non-Christian religious groups. Come implementare il sistema preventivo nell'educazione in questi tempi moderni, in modo particolare nel contesto dei multireligiosi. E dopo, how to guide digital world youth with Dharmasa's preventive system. Come quasi stesso. Sì, un po' lo stesso. Il sistema stesso, giovani. I giovani di oggi, come possiamo condurla nel sistema preventivo? Ovviamente ai tempi di Francesco di Sales il multireligioso era protestante cattolico. Parla qualche volta degli ebrei un pochino, è interessato all'ebreo, all'ebraico, ha studiato un po' le cose dell'ebraico. Però sì, nelle sue opere parla della scoperta dell'America, eccetera, dei nuovi mondi, eccetera, dunque da evangelizzare, leggeva le lettere dei missionari, si interessava molto di questo, dunque aveva una certa apertura sul mondo nuovo. Il nuovo mondo era l'America, ovviamente, ma anche il mondo in generale. Dunque c'è una apertura certamente che esisteva nella sua mente, nel suo cuore, perché si sentiva della Chiesa cattolica,
universale, era un vescovo della Chiesa universale, dunque certamente il mondo di oggi è diverso ovviamente, eccetera, però il suo modo di fare, di essere aperto può essere ancora un insegnamento per noi, penso. Poi c'è un'altra cosa. Sì, più come attualizzare il sistema preventivo come oggi, anche nei vari contesti, però. Lo spirito di Francesco Isale è flessibile, souple, la souplesse. Anche Don Bosco ha imitato questo. Sapete che quando Don Bosco era seminarista a Chieri, c'erano due Bosco, anche lì. Uno era Bosco di legno di Nespoli, legno di Nespoli, duro. Io diceva Bosco Giovanni, sono legno di salice, di sales, salice, flessibile. Quando il portinaio del seminario, Bosco, alla portineria, ma quale Bosco? Bosco di Pucciù o Nespole o Bosco di Sales? Dunque aveva già questa caratteristica di adattamento alle persone, eccetera. E sappiamo poi come Don Bosco, prima dell'ordinazione, prese 9 propositi e il quarto proposito era la carità e la dolcezza di San Francesco di Sales mi guidino in ogni cosa. Dunque la souplesse, la flessibilità di adattamento alle persone, eccetera. Sempre ovviamente conservando i principi fondamentali della nostra vita, della nostra fede, ma l'adattamento e la flessibilità con le persone, certamente. Dunque questo forse può ancora aiutarci oggi a entrare in contatto con ogni tipo di persona. Ecco, arriviamo all'ultima domanda, anche per non stancare Don Gilt, che davvero ci ha offerto qualcosa di molto ricco e ha saputo proprio così, richiamando la vita di San Francesco di Sales, però anche rispondere alle nostre domande. L'ultima domanda credo che un po' è un compendio, perché chiede come la famiglia salesiana nel suo insieme, qui noi rappresentiamo i gruppi della famiglia salesiana, però ecco, nell'unidiversità, come si diceva prima, ecco, può veramente arrivare a comprendere quello che è stato il cuore di San Francesco di Sales, la sua spiritualità dell'amore. E mi piace ricordare che proprio a Treviso, nel monastero della Visitazione, è conservato il cuore di San Francesco di Sales. Sì. La reliquia del cuore è conservata lì. Ed è bello anche sapere che l'unica volta che è stato lasciato portare via dal monastero è stato nel quarto centenario della nascita, nel 1967, e chi l'ha portato qui a Torino in Basilica è stato Monsignor Cognatta, che ha avuto proprio l'autorizzazione da Monsignor Mistroligo di portare la reliquia del cuore di San Francesco di Sales qui alla Basilica di Torino. Ecco, con questo simbolismo del cuore come possiamo concludere? Come mai il cuore di San Francesco è finito a Treviso? Dunque San Francesco è morto a Lione durante un viaggio, non è morto nella sua diocesi, ma a Lione. Il 28 dicembre 1622. Li hanno martirizzato prima di morire con il bottone di fuoco per guarire la apoplessia. È morto dicendo Gesù Maria. Prima di morire aveva detto alle sue care figlie della Visitazione di Lione: Je vous laisse mon cœur, je vous laisse mon esprit, vi lascio il mio cuore. Quando è morto,
vogliamo il cuore di San Francesco, perché hanno tolto il cuore dal corpo, come si faceva in quel tempo. Da Vinci c'è il cuore di San Vincenzo di Paoli, in una teca, eccetera, no? Dunque, i diocesani di Anzio e il nostro vescovo lo vogliamo, noi tutto. Facciamo metà. Lui ha detto a Lione, vi lascio il mio cuore. Vogliamo il cuore. Il cuore è rimasto lì, a Lione, e il corpo, tutto il resto è partito ad Ancilla, dove hanno fatto il funerale il 24 gennaio, e poi la sepoltura il 29. Ai tempi di Don Bosco si faceva la festa il 29. Dunque il cuore è rimasto a Lione nel monastero della Visitazione. Però c'è la rivoluzione francese. Dunque nel 1789, gli anni dopo, le visitandine partono all'estero, in Austria, a Venezia e finalmente a Treviso. Ovviamente portano con loro il cuore di San Francesco di Sales. E per questo motivo si trova lì. Tu cosa volevo dire? Il cuore cosa esprime per chiudere? Il cuore, dunque, sapete che San Francesco è il promotore della devozione moderna al Sacro Cuore di Gesù. Parlava tantissime volte del cuore, del Sacro Cuore. E sappiamo che è una delle sue figlie spirituali che ha avuto la rivelazione del Sacro Cuore. Santa Margherita Maria Alacoque, a Parello Mondiale. Io ho avuto la gioia di portare il settimo successore di Don Bosco a Parello Mondiale, Don Bigano. Siamo andati a Parello Mondiale, al Sacro Cuore. Prima di morire Don Vigano diceva, quando è la festa del Sacro Cuore? Ed è morto il giorno della festa, 23 giugno 1995. Dunque, promotore San Francesco, promotore della devozione moderna al Sacro Cuore, cioè tutto è la spiritualità nel cuore di Cristo, la spiritualità del cuore di Cristo, cioè simbolo ovviamente dell'amore. Dunque il cuore di Gesù, il cuore di Maria, sul blasone della Visitazione c'è un cuore solo. Di chi è questo cuore? È il cuore di Gesù e il cuore di Maria, perché erano un cuore solo, come i primi cristiani. Perché l'amore tende all'unione del cuore, dunque un cuore solo, con la croce sopra, con i segni della trasmissione, eccetera. Sì, dunque, per concludere, certamente non si può parlare di Francesco di Sales senza parlare del cuore, e sappiamo anche come Don Bosco ha parlato del cuore. Nella Filotea Francesco scrive, chi ha guadagnato, chi ha conquistato il cuore dell'uomo ha conquistato tutto l'uomo. E Don Bosco, chi conquista il cuore del giovane può educare. L'educazione del cuore, se riusciamo a entrare nel cuore della persona, al di là delle cose esterne che ci danno tanto fastidio qualche volta, eccetera, ma andare al cuore. Un sentito applauso e ringraziamento a Francesco. Io da qui devo dire che eravate attentissimi, perché io mi accorgo se siete attenti o no. Quindi si può fare una causa generale, faremo l'Apollino e compagni, quindi mettiamo tutti insieme nella causa. E comunque grazie Don Wirt di questa bellissima, direi, condivisione, ecco, frutto davvero di tanti anni
di frequentazione di San Francesco di Sales, di Don Bosco, e come attraverso gli scritti, la vita di San Francesco di Sales è riuscito davvero a entusiasmarci ancora di più. E penso che la strenna del Rettor Maggiore, così in questo incontro, davvero ci ha offerto un ulteriore elemento sia di attualizzazione ma anche di interiorizzazione, ecco, di San Francesco di Sales. Come dicevo all'inizio, è davvero una figura ispiratrice di tutta la famiglia salesiana e per i nostri gruppi, poi ciascuno, ecco, nella sua anche specificità, come recepisce questo grande messaggio. Forse da questo anno di grazia possiamo ulteriormente rilanciare questa grande ricchezza di salesianità. Certo. Noi avremo un convegno a Lucca, all'Università Salesiana, con altri gruppi della famiglia salesiana, non di Don Bosco, perché ci sono tanti gruppi della famiglia salesiana, una cinquantina di gruppi, congregazioni, associazioni, eccetera, eccetera, che si richiamano a San Francesco di Sales. Dunque, almeno 15 di questi istituti, gli oblati di San Francesco di Sales, le oblate di San Francesco di Sales, i missionari di San Francesco di Sales, eccetera. Dunque, tanti gruppi che si richiamano a San Francesco di Sales. Dunque, noi siamo, siccome siamo i più numerosi, i più buoni, siamo noi che comandiamo questa famiglia salesiana. Bene, grazie ancora. Adesso Don Plaiar ci dà alcune indicazioni per la serata e domani. Ricordiamo. Alle 7 faremo i vespri di San Francesco, andrà tanto respirare bene, conversare, condividere. Alle 7 faremo il vespro, i vespri, 7:30 la cena, 8:30 questo francese qui è un tinta più di tradizione all'italiana, se mi dà uno sguardo possiamo provarci qua prima sala della colazione, perché credo che figli, c'è un gruppo della famiglia salesiana che oggi celebra qualcosa importante, ha venuto propriamente in questa casa. Allora, certo, offrire i pasticcini. E se qualcuno vuole raccontare cose, le cose che si devono raccontare a tutti, possiamo trovarci. Grazie. Però domani io voglio. Un piacere ascoltarlo. Grazie carissimo.